Ed eccoci arrivati alla terza parte del convegno di Afiesca Informazione. La parola adesso va a Giampaolo Rossi, formatore esperto di comunicazione. Grazie Emanuela, il mio speech l'ho intitolato Capacità straordinarie per un mondo fuori dall'ordinario. Questo perché? Perché sono convinto che la nuova normalità non esista, sia un po' una chimera che inseguiamo per cercare di tornare a un passato che non tornerà più. Esiste invece una nuova modernità che ha rotto molti paradigmi e che richiede nuovi strumenti manageriali, una managerialità completamente diversa. Allora, intanto io ho una data per quando è iniziata questa nuova modernità e per fare questo la prendo un po' da lontano e con questa immagine dello sbarco in Normandia, perché se ci pensiamo bene, l'uomo, la prima organizzazione nata sul pianeta Terra è stata quella militare. Tanto che si dice che l'arte della guerra di Sun Tzu sia il vero primo libro di management scritto sul pianeta Terra. E quando sono nate le grandi aziende, le aziende nella rivoluzione industriale a fine 800 e poi anche in Italia dopo il secondo dopoguerra, non sapendo come organizzarsi le aziende, hanno preso in prestito dall'esercito le regole, no? Quindi le fabbriche ne erano organizzate in maniera molto gerarchica, direttiva, dove c'era anche un linguaggio militare. Se pensiamo mission, strategia stessa, che vuol dire strato sago su guida dell'esercito, target, helicopter view, sono tutti linguaggi che arrivano dal linguaggio militare. Dopodiché, a un certo punto, quando il valore delle aziende si è spostato dalle mani di chi produceva alla testa di chi deve creare valore, c'è stata una divergenza tra il pensiero militare e quello aziendale. Oggi questi pensieri stanno di nuovo riconvergendo. Questo perché? Perché 11 settembre 2001 capita il dramma delle Torri Gemelle. Io penso che sia forse l'unico grande evento dove tutti si ricordano cosa stavano facendo quando c'è stato questo attacco e quando sono state chiamate per andare a vedere in televisione quello che stava succedendo. Perché questo evento e non altri? Perché questo evento era imprevedibile. Questo ha completamente cambiato il modo di fare la guerra. Una guerra dove gli americani erano i primi, però era una guerra che si faceva spostando i confini. Oggi con la guerra al terrorismo cambia completamente tutto e questo mette in grande difficoltà il pensiero militare, perché uno poi ci siamo attrezzati per evitare dirottamenti agli aerei e poi nessuno poteva prevedere una persona che prendeva un camion e iniziava a investire le persone sulla passeggiata di Nizza. È iniziata una guerra completamente diversa. E allora, nelle accademie militari, hanno iniziato a ragionare su un nuovo modello di modernità nella guerra, che è questo, è il VUCA, che sta per, lo dico in italiano, per velocità nel cambiamento, cioè viviamo in un mondo sempre più veloce, incerto, abbiamo difficoltà a prevedere come sarà il futuro. Con una complessità crescente, sempre più complesso e ambiguo, che facciamo difficoltà a leggere. E se tutto sommato nelle aziende si è lavorato molto in questi anni sul cambiamento, no? Su come essere proattivi nel cambiamento, come non subirlo, come non adattarsi, ma viverlo da protagonisti. Se si iniziava a lavorare sulla complessità, quindi come tornare a lavorare in maniera semplice per riuscire a risolvere la complessità, come dice De Masi, no? La semplicità è una complessità risolta. La U e la A sono due lettere sul quale non si è lavorato molto dal punto di vista aziendale, organizzativo e anche formativo, che sono appunto l'incertezza e l'ambiguità, che invece sono quei tratti che hanno caratterizzato quest'ultima crisi del coronavirus. Perché, come dicevo prima, forse le Torri Gemelle sono il primo elemento che caratterizza questo grande cambiamento verso questa nuova modernità che è fatto dal mondo VUCA. Però se ci pensiamo, anche la nascita dello smartphone, cioè quando il telefonino è diventato uno smartphone, abbiamo completamente cambiato il nostro modo di vivere. Quando sono arrivati i social, abbiamo completamente di nuovo cambiato il nostro modo di vivere. Adesso è arrivato il virus e stiamo cambiando il nostro modo di vivere in continuazione. Ecco, questa non c'è un ritorno alla normalità, viviamo in un mondo che è in continua turbolenza, che ha queste caratteristiche qua. Oggi siamo di fronte invece alla forte consapevolezza dell'incertezza. Abbiamo difficoltà a prevedere come sarà il mondo fra una settimana, 10 giorni, 20 giorni, un mese. E l'ambiguità, abbiamo difficoltà a leggere quello che sta succedendo, anzi rischiamo di
prendere lucciole per lanterne. Un esempio, se pensiamo che questa seconda ondata che sta arrivando purtroppo del coronavirus era perfettamente prevedibile, perché in Spagna e in Francia era già successo e sono i nostri vicini di casa. Eppure noi vivevamo nell'illusione che noi potessimo non ricadere nella seconda ondata, proprio per una questione di non riuscire a interpretare il mondo nella propria realtà. Allora, in questo mondo VUCA, in questa nuova modernità, quali sono le risorse che possiamo attrezzare, con le quali ci possiamo attrezzare per riuscire a essere performanti in questo mondo? Quali sono gli strumenti, qual è la cassetta degli attrezzi? Per fare questo ho pensato di prendere spunto da supereroi, grandi persone del cinema, dei miti, della cinematografia e dei telefilm, che in maniera metaforica ci potessero dare un manuale di istruzione per rivedere la nuova managerialità. E partiamo con Will Coyote. Will Coyote, che è il perdente per definizione, se ci pensiamo, perché non ha la sua missione, quella di catturare il bip bip, e non ci riesce mai. E da lui possiamo imparare ben tre cose. La prima, chiarissima, è che nessun piano si realizza per come l'hai pensato. Cioè, Will Coyote tutte le volte studia i suoi piani, compra gli accessori Lacme, libretto di istruzioni, si attrezza, si immagina un piano che poi non si realizza per come l'ha pensato. Lui è l'emblema, ma questo è già una tesi a cui era arrivato von Clausewitz, generale prussiano, che studiando le battaglie napoleoniche ha cercato di trovare la ricetta per fare la battaglia perfetta. E anche lui è arrivato alla stessa conclusione. Nessun piano di battaglia si realizza per come l'hai pensato. Ecco, in azienda oggi nessun piano si può realizzare per come si è pensato. Perché? Perché è impossibile o improbabile, diciamo, se uno è più matematico, è improbabile riuscire a prevedere tutte le variabili esterne che possono in qualche modo cambiare la rotta del tuo piano. Quindi questo è un aspetto fondamentale, perché noi invece da adulti, quello che abbiamo imparato crescendo, è investire, progettare, pianificare, eseguire piano e aspettare l'esito. Investendo energie, scommettendo e non volendo vedere quelle variabili che stanno distorcendo il nostro piano, perché abbiamo speso tante energie per progettarlo. Per cui la prima cosa che ci insegna Will Coyote è: nessun piano si realizza per come l'abbiamo pensato. E poi Will Coyote ha una caratteristica particolare. Il primo cartone animato è il primo, dove il personaggio corre, continua a correre quando finisce il terreno, e quando si accorge che non ha più il terreno sotto i piedi, precipita. Ecco, questo è anche questo un ottimo insegnamento per vivere in questa modernità. Una delle regole è quello di accorgersi dei cambiamenti. Prima ancora di attrezzarci dei cambiamenti, noi dobbiamo vedere questi cambiamenti e cosa sta succedendo. Se no, il rischio è proprio di fare come Will Coyote, continuare a fare le cose che abbiamo sempre fatto e poi a un certo punto, quando è tardi, precipitare. Allora, come facciamo noi a capire i cambiamenti, visto che noi non vogliamo vederli? Il cambiamento è faticoso, noi siamo fatti, 300.000 anni di evoluzione sono stati fatti per vivere in un mondo stabile, molto più lento nei cambiamenti, quindi noi, la nostra ricetta del nostro DNA è quella di fare le cose come abbiamo sempre fatto, di ripetere, siamo dei super abitudinari. A me quello che mi stupisce, ad esempio, che a casa abbiamo assegnati i posti a tavola. E se tu prendi, ma quello è il mio posto, ma come, ma sei un mio parente? Cioè, nella struttura familiare, eppure ciascuno ha il proprio posto. Noi viviamo di riti, di abitudini, di ripetizioni. Pensate che c'è uno studio scientifico molto interessante che dice che da quando apriamo gli occhi la mattina a quando usciamo di casa, facciamo una serie di operazioni che combinate tra loro ci danno più di 100 modi diversi per uscire di casa. Eppure noi, uno solo, sempre lo stesso modo. Ci alziamo dal letto in quel momento lì, prendiamo il caffè in quel momento lì, andiamo in bagno in quel momento lì. E se si rompe quella routine ci sentiamo persi, sentiamo di non riuscire a farcela ad arrivare in orario. Siamo, ecco, in questa abitudinarità, scritta nel nostro DNA, facciamo fatica a leggere i cambiamenti. Allora, come fare a leggere i cambiamenti? Il primo aspetto è quello di cercare di vedere con occhi nuovi la realtà. Noi vediamo le cose che ci interessa vedere. Invece dobbiamo in qualche modo aumentare la nostra capacità dell'acuire, di osservare con attenzione, che costa fatica ma diventa necessario, per raccogliere gli indizi del cambiamento. E l'altra cosa è quella di usare la testa e il cervello delle persone che stanno accanto a noi. Nessuno di noi riesce a cogliere il cambiamento nella sua pienezza, ma se ci mettiamo insieme
forse possiamo cogliere quei segnali che ci stanno indicando che il mondo sta cambiando e possiamo fermarci prima di arrivare al burrone. La terza cosa che ci insegna il coyote è che l'errore è parte del processo, cioè nel mondo VUCA, in un mondo dove sempre di più saremo chiamati a risolvere problemi che non abbiamo mai affrontato prima, di fronte a situazioni inattese che richiedono questa capacità di cambiare, l'errore è parte del processo. È anche qua improbabile o impossibile, secondo me, fare una cosa per la prima volta e farla perfetta. Cioè, se io devo cucinare un piatto e guardo una ricetta di Sonia Peronaci su internet, il piatto la prima volta non mi verrà come quello della ricetta, perché è impossibile fare una cosa bene per la prima volta che si fa, se è un'attività mediamente complessa. E se ci pensiamo, i bambini come imparano? Imparano e progrediscono o per imitazione, imitando l'adulto, oppure provando e sbagliando. Quindi in questo senso noi dobbiamo prendere di nuovo confidenza con l'errore, sapere che è un elemento fondamentale nel VUCA World che ti permette di progredire. Se invece noi condanniamo l'errore, e purtroppo siamo in una cultura che condanna l'errore perché a scuola si danno i voti contando gli errori, non le cose giuste che fai, si chiede di non sbagliare, se noi nascondiamo l'errore o abbiamo paura di sbagliare, giochiamo in difesa e non facciamo più le cose. Oggi è il momento invece di fare i conti con l'errore, permettersi di sbagliare e gestire l'errore e proclamarlo senza vergogna, perché bisogna fare un po' come Will Coyote in questo caso, che precipita senza paracadute. Poi altre cose invece, se invece andiamo a andare nel mondo dei supereroi, dei personaggi, sicuramente oggi in un mondo straordinario bisogna essere un po' come Superman. Superman è un supereroe che mi ha sempre colpito perché è un supereroe al contrario, nel senso che tutti i supereroi sono umani, acquisiscono i poteri e si travestono da supereroi. Superman al contrario, Superman è lui un supereroe, tanto che il suo costume è fatto con il mantello, con la coperta con cui è stato avvolto e mandato sulla Terra, e si traveste da umano, perché lui su Krypton è un extraterrestre e quindi è un supereroe al contrario. E la cosa interessante di Superman è che lui sul pianeta Krypton è normodotato, una persona sul pianeta Terra è straordinario. E questa è una prima grande lezione per quanto riguarda il talento. Noi in questo mondo VUCA dobbiamo nell'organizzazione coltivare i talenti. Noi persone che vogliamo, che lavoriamo, dobbiamo coltivare il nostro talento. E il talento è una questione di contesto. Krypton sono normale, sulla Terra sono un superuomo. Io devo trovare il contesto, la situazione che valorizza il mio talento. E se sono un leader, sono capo di un gruppo di lavoro, devo fare in modo che i miei collaboratori, devo creargli il contesto perché possano dare il meglio di loro. Quindi è di nuovo il capo allenatore che fa il coach, che sviluppa il potenziale delle persone che lavorano con lui. E quindi non ti metto nella casellina, ti creo la casella che possa metterti al meglio per performare. Il secondo tema sul talento a cui tengo è questo, no? Che noi all'inizio della carriera dobbiamo sviluppare il nostro talento, investire il nostro talento. Io una volta ho chiesto a Julio Velasco che cos'è il talento e lui mi ha detto: il talento è fatto da tre cose. La prima è quando ti viene facile una cosa, e questa era la mia definizione di talento e si fermava qua. Lui ne ha aggiunte altre due. La seconda cosa è allenare quella cosa che ti viene facile. Perché in un mondo estremamente competitivo non basta la dote naturale, ma io devo questa portarla verso l'eccellenza, e questo soltanto attraverso l'allenamento e la fatica. E la terza cosa dice la capacità di imparare. Lui dice: quando vedi un ragazzino che da piccolo è un grande talento e poi non diventa un campione, perché a un certo punto non progredisce più, smette di imparare. E invece noi dobbiamo invece sviluppare il nostro talento, allenandoci e continuando a imparare. Poi però a un certo punto della nostra carriera, quello che sappiamo fare diventa così eccellente che i miglioramenti incrementali iniziano a costare tanta fatica e iniziano a incidere sempre di meno. E quello è il momento in cui noi dobbiamo fare una riflessione e spingerci sulle cose, a coltivare il nostro non talento, imparare a fare le cose che non siamo capaci a fare. Perché lì, anche se partiamo da cose molto difficili per noi, un piccolo incremento di aumento di quel non talento ci crea, ha un'incidenza elevata sulla nostra performance. Quindi dobbiamo fare un po' tutti come Superman, coltivare il nostro talento e coltivare il talento dei nostri collaboratori. Altra persona straordinaria
che ci può aiutare nel performare nel mondo VUCA, in questa nuova modernità, è Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, secondo me, è l'emblema della gestione dell'incertezza, perché proprio in questa immagine qua, in cui c'è lui con la lente di ingrandimento e la pipa, perché siamo in un mondo in cui si deve tornare all'approccio euristico. E poi mi rendo conto che mi trovo di fronte magari persone assicurazione, mondo della finanza, e l'euristica, grazie al premio Nobel Kahneman, per carità, è un po' condannata, perché nella finanza comportamentale l'approccio euristico ti porta un sacco di errori. Ma quello è un approccio euristico soltanto legato all'intuito. Secondo me invece oggi Sherlock Holmes è l'intuizione intelligente. Cioè, oltre all'intuito ci aggancia un pezzettino cognitivo che fa la differenza. Perché? Perché se noi ragioniamo nella maniera della vecchia modernità, non della nuova modernità, prima si raccoglievano i dati, tu avevi il tuo obiettivo, raccoglievi i dati, facevi analisi, analisi, analisi e poi costruivi un piano. Oggi, con la velocità del cambiamento e con l'incertezza, una volta che raccogli i dati, e già quei dati sono vecchi, non sei già più attuale. Come nel marketing, Oliviero Toscani dice, non puoi fare una pubblicità guardando le ricerche di mercato, perché sennò darei alle persone quello che volevano, non quello che vorranno. Quindi oggi cosa devi fare? Devi fare come Sherlock Holmes, con la lente di ingrandimento, andare a cercare gli indizi. Trovare gli indizi, quei segnali deboli che ti stanno raccontando come sta cambiando il mondo. E quei segnali deboli li devi interpretare, la pipa, pensando, attivando la tua parte cognitiva e ragionando su quali sono gli scenari che si staranno per manifestare. Perché se tu cogli questi segnali e lì in qualche modo riesci a... su questi segnali a costruire uno scenario e su questo un tuo piano, hai un vantaggio competitivo enorme. Una volta il time to market era, così me l'aveva insegnato l'università, il tempo che passa tra quando penso un prodotto a quando questo prodotto esce sul mercato. Oggi secondo me il time to market invece è la capacità di arrivare sul mercato in maniera tempestiva, perché tu hai capito qualcosa che i tuoi competitor non hanno capito, e quella roba ti dà un vantaggio competitivo enorme che rimane nel tempo. E per fare questo devi avere l'intuizione intelligente, tornare a pensiero induttivo, euristica, approccio euristico, segnali deboli, unire quei segnali deboli in un disegno e poi con intelligenza costruire un piano. Altro personaggio a cui io sono molto affezionato è MacGyver. MacGyver è un personaggio pazzesco, io qua ho messo la foto della nuova serie, io sono legato all'attore anni 80. Questo perché? Perché MacGyver ha la capacità di fare problem solving in qualunque momento. Lui la risolve sempre prendendo le cose che ha a disposizione, mettendole insieme, crea dei marchingegni che gli fanno risolvere problemi, uscire da situazioni apparentemente impossibili. Praticamente è creativo. La creatività non è che altro che la capacità di collegare in maniera nuova le cose che conosciamo. Non ha nulla a che fare con la creazione, che è peculiarità del divino. Peculiarità dell'umano è quello di trasformare, di creare cose nuove attraverso nuovi collegamenti. Ecco, io penso che nella nuova modernità, che è un momento in cui si è rotto lo schema, se la creatività è rompere gli schemi, qua lo schema si è rotto, si apre sì un momento di grande difficoltà, perché è un mondo incerto che cambia velocemente e mi disorienta, ma anche un mondo che mi permette una capacità generativa enorme. Oggi abbiamo la possibilità di scrivere pagine nuove di business, di come fare impresa, proprio perché si è rotto lo schema completamente. Non dobbiamo fare come legarci al passato, negare il cambiamento, sperare che ritorni il passato e fare le cose come abbiamo sempre fatto, ma dobbiamo in qualche modo ampliare la nostra capacità creativa per scrivere cose nuove. Siamo di fronte veramente a una pagina che chi la interpreterà bene creerà grandissime soddisfazioni dal punto di vista del lavoro. Peccato che il pensiero creativo se ne parla molto in azienda, ma viene spesso compresso perché in azienda ci sono persone analitiche, logica e buon senso. Invece oggi bisogna riallenare un muscolo che si è atrofizzato, che è il muscolo della creatività. Per cui investire in creatività, brainstorming, sperimentare, sbagliare, provare, per riuscire a guadagnare il time to market grazie agli indizi di Sherlock Holmes. E poi andiamo ancora avanti, ancora qualche super personaggio. Beh, questo è Wolverine, non so se si vede la somiglianza, è uno dei miei supereroi preferiti. Wolverine è un supereroe straordinario,
che ha sia la capacità di autogenerarsi, di rigenerarsi, e quindi la resilienza, se vogliamo, e poi ha una capacità, diciamo, di combattimento pazzesca grazie a questi artigli che gli escono di adamantio, no? Di questo materiale super resistente. Però quello che mi colpisce in tutti i film di Wolverine è il fatto che è triste. È triste. Perché è triste Wolverine? Perché è immortale. Cioè quello che un po' nella filmografia e nella letteratura si insegue, no? La vita è vivere per sempre, l'immortalità, per lui che l'ha ottenuta diventa invece fonte di dolore. Perché? Perché vede le persone, gli affetti che passano e poi necessariamente muoiono, ma soprattutto vede una vita che si ripete, come un po' come in un altro film che Ricomincio da capo, con Bill Murray, no? Che rivive tutti i giorni lo stesso giorno. Cosa possiamo imparare da Wolverine? È fare tesoro della nostra mortalità, cioè il fatto della caducità della vita. Adesso qua entro in una maniera magari un po' triste, però è molto importante come concetto, cioè il fatto che tutto sommato abbiamo una scadenza. Questo ci deve far riflettere e discriminare veramente cosa è importante e da cosa non è importante. In un mondo dove siamo un po' travolti da quello che succede e lavoriamo tantissimo e ci sembra di fare poco, perché il trucco nella nuova modernità non è lavorare di più, è fare le cose in maniera diversa, questo è un po' il punto al quale voglio arrivare. Se durante il lockdown, tutto sommato, di fronte a questa pandemia, la paura di ammalarsi, tua o dei tuoi cari, abbiamo fatto una sorta di reset, proprio perché abbiamo visto la caducità, la debolezza, la fragilità del nostro fisico, per cui pensare di nuovo quali sono le cose importanti, prendersi tempo per pensare, dedicarsi tempo, tutti questi aspetti qua che sono stati comunque positivi durante il lockdown, aziendalmente invece non ancora, perché siamo travolti dal quotidiano, grande guerra di trincea, problem solving continuo, video call serrate, faccio una video call, poi un'altra call, poi un'altra call, e persi nella contingenza rischiamo di perdere il senso di cos'è veramente importante, di lavorare sull'urgenza e non sull'importanza. Ecco, Wolverine mi insegna questo, che dobbiamo tornare a ragionare in maniera essenziale su veramente quali sono le cose importanti e uscire dall'urgenza, dall'urgenza continua, no? Io sostengo che un po' siamo vittime di questa urgenza continua, dall'altro siamo anche un po' carnefici, perché tutto sommato siamo noi che non ci educhiamo e non educhiamo gli altri, e quindi siamo un po' anche noi complici di questo turbine vortice nel quale siamo caduti. Impariamo a prenderci il tempo di rispondere alle mail, di guardare. Io, il caso emblematico è ormai il collega o il cliente che ti manda WhatsApp che ho scritto, ti ho mandato una mail, e tu quando leggi quel WhatsApp ti senti costretto ad andare a leggere la mail, poi vai sulla mail, c'è scritto chiamami, e ti senti costretto a chiamarlo. Cioè siamo un po' vittime di questo sistema. Riacquisire il senso di valutazione dell'importanza e non dell'urgenza. Questo grazie all'immortalità di Wolverine. E poi vai Spider-Man, ma più che Spider-Man, io voglio citare lo zio Ben, che giudico, secondo me, uno dei filosofi più importanti dello scorso secolo. Che lui coniò questa frase che è passata alla storia, che grandi poteri comportano grandi responsabilità. Secondo me oggi questo tema della responsabilità dell'azienda diventa fondamentale. Ora nel mondo VUCA diventa impossibile fare avere una mission, avere un obiettivo a lungo termine dell'azienda. Io ne ho visti tanti di piani industriali, triennali, che poi di fatto, anche per come dice Will Coyote, non si realizzano. Quello che invece può fare l'azienda è sì avere un orizzonte temporale lungo, ma è un orizzonte temporale valoriale, cioè riprendere il senso, proprio il senso filosofico del perché l'organizzazione esiste, perché noi ci siamo, no? A Fiesca a me piace molto come realtà, perché è una realtà che è molto consapevole della propria missione sociale di tutela e di stare vicino ai propri clienti, no? Ecco, questo senso filosofico perché sempre di più le persone sposano le organizzazioni
non per quello che fanno, ma per quello che sono e quello in cui credono. Quindi ragionare in termini più strategici, con senso di responsabilità, di significato, di valore, ma di valori veri, non di valori che ogni tanto vedo in azienda, vedo in manifesto, poi interrogo le persone che lavorano e se ne dimenticano come sette nani sempre uno o due. Perché i valori sono una cosa concreta, ogni valore è declinabile in comportamento, ogni comportamento è riconducibile in valore. Per cui se io riprendo il senso della mia comunità come azienda, di significato, questo lo comunico all'esterno, all'interno, è lì che creo l'identità, è lì che creo la coesione, è lì che creo la squadra. Per cui tornare al tema della responsabilità e della mission, dell'obiettivo, ma dell'obiettivo valoriale. E poi arriviamo ad Hermione, Hermione di Harry Potter. Hermione è un personaggio pazzesco, io faccio anche un percorso formativo dove parlo di leadership femminile partendo dalle principesse Disney per arrivare alle eroine di Star Wars. E penso che Hermione, nella letteratura e nel cinema, sia un passaggio fondamentale nella leadership al femminile moderna. Perché è una ragazza che, anche se non ha l'autorità, nel senso che non è lei il leader del gruppo, perché Harry Potter che ha i poteri, che è predestinato, eccetera, è quella che invece ha una leadership molto più sottile, quella che tiene coeso il gruppo, è quella che riesce ad agire in maniera appropriata, è quella che risolve i problemi, quella che agisce con pensiero. In estrema sintesi è una dote manageriale che oggi è fondamentale, che è quella che viene chiamata helicopter view, cioè la capacità di uscire dalla contingenza, salire sull'elicottero e vedere le cose con lucidità. E questa lucidità ti permette poi di agire in maniera appropriata. Ecco. Hermione mi ha insegnato questo, quello di essere, di riuscire, nonostante situazioni di emergenza totalissima globale, di situazioni così complesse che stiamo vivendo, è quello di riuscire a rimanere lucidi e calmi, soprattutto se ho delle responsabilità di leadership. Perché se non c'è niente di peggio per un follower, per una persona che ti segue, che deve lavorare con te, vedere il proprio capo, il proprio leader in panico, in difficoltà, che non sa cosa fare e che non riesce a capire, a comprendere la situazione. Il primo passaggio è l'helicopter view, capire con lucidità che cosa sta succedendo e poi agire con tranquillità. C'è una grande differenza tra velocità, Hermione, e fretta, che è negativa. Agire con fretta porta grande paura per le persone, difficoltà e caos. Essere veloci è fondamentale oggi nel mondo VUCA, e questo possiamo farlo soltanto se abbiamo un approccio lucido alla Hermione. E arriviamo all'ultimo, ho scelto l'A-Team, a cui io sono affezionatissimo, avendo mangiato telefilm dagli anni 80 fino ad oggi. L'A-Team l'ho scelta anche perché nel nome c'è la parola team. Qua è il tema della squadra, però qua volevo parlare della squadra in questo senso, nel senso che non voglio ribadire alcuni concetti che sono molto noti nel mondo aziendale, no? Dell'iper performance del team, 1 più 1 più 1 fa 5, non fa 3, il fatto che insieme siamo più forti, insieme più uniti, la sfida, no. La squadra oggi diventa fondamentale perché oggi nel mondo VUCA, nel VUCA World, da soli non si va da nessuna parte. È finita l'epoca dei capi re sole, dei grandi guru che azzeccavano la strada e avevano attorno la corte che seguiva l'illuminazione del grande leader. Questo perché? Perché nel mondo più stabile sì, ci poteva essere il leader che riusciva per un tempo sufficientemente lungo ad azzeccarle tutte. Oggi, nella turbolenza in cui viviamo, nell'incertezza, complessità, cambiamento e ambiguità, da soli non si riesce più ad andare da nessuna parte. E ci sono tanti casi che io chiamo la sindrome di Icaro, di grandi leader che le hanno fatte tutte giuste, e proprio perché le fanno tutte giuste hanno un seguito che non è più di confronto, perché io mi affido, è anche comodo avere un capo che le azzecca tutte, visionario, che le vede. Però nel momento in cui fanno un errore, ma non un errore che dicevo prima che fa parte del processo, fanno un errore grosso, non c'è nessuno che ha il coraggio che mette in dubbio anche che quella possa essere una scelta sbagliata, e lì veramente le ali si bruciano al sole e si precipita. Per cui oggi il team è utile perché? Perché insieme possiamo capire cosa sta cambiando, perché insieme possiamo
generare cose nuove attraverso la creatività, perché è vero che nel gruppo la creatività viene potenziata e moltiplicata, perché se la creatività è collegare le cose che sappiamo in maniera nuova, più metto insieme le persone, più ho cose nuove da collegare, cioè metto tutte le teste a sistema di conoscenza, ma anche di punti di vista, di prospettive, di capacità di collegamento e di spunto. Per cui diventa fondamentale per il gruppo anche per generare e poi per fare problem solving, perché sempre di più ci troveremo ad affrontare situazioni mai affrontate prima. Sempre di più. Qua siamo in un grandissimo monopoli dove tutti i momenti peschiamo la carta degli imprevisti. Come uscire da questi imprevisti? Attraverso la messa a sistema dei cervelli. Io penso che il grande elemento, fattore competitivo delle aziende oggi per performare nuova modernità sia la qualità delle relazioni all'interno dell'organizzazione. Questo è il vero asset. Purtroppo non c'è una metrica che collega questo asset ai risultati economici. Ma se io penso, tutto sommato, quando io vado in un'azienda oggi, un'azienda moderna, dove c'è il valore, cioè c'è la testa, c'è l'headquarter, quello che vedo sono persone e computer e tecnologia. Questo è quello che vedo, in qualunque azienda. Poi quell'azienda può produrre qualunque cosa, magari in qualunque parte del mondo, ma quello che vedo è persone e computer. Quindi, se io facessi una sintesi, dico qual è l'asset vero di un'azienda? Le persone, quindi conoscenza e competenza, cioè quello che sanno e quello che sanno fare, e dall'altra parte la tecnologia. Però se ci pensiamo bene, conoscenza, competenza e tecnologia sono sul mercato, io posso comprarle. È un po' come il titolare della squadra di calcio che compra i migliori giocatori. Basta comprare i migliori giocatori, avere i fattori per performare. No, perché la vera differenza l'organizzazione la fanno come mettono a fattor comune questi fattori, come li collegano. E quello che collega conoscenza, competenza e tecnologia è la relazione, la qualità delle relazioni. Oggi è il momento in cui dobbiamo investire nella qualità delle relazioni. Ed è un momento molto difficile, perché adesso che siamo tutti distanti fisicamente, questi strumenti tecnologici di comunicazione li stiamo usando in maniera molto fredda. Certo, le riunioni sono molto più efficienti, sono tutti molto più puntuali. Io faccio una call, mi do un'ora, dopo un'ora un'altra call, ma rischiamo di trasformare la relazione personale in un rapporto di lavoro, dove si perdono quegli elementi che fanno tantissima differenza, che sono quell'intuizione, quell'idea, quel punto di vista, quel pensiero, perché non c'è tempo di trattarlo all'interno di quella call. Noi, è vero, siamo passati dall'estremo opposto. Le riunioni che si facevano fisicamente prima della crisi erano riunioni che erano il Maurizio Costanzo Show, cioè erano delle robe lunghissime, dove prima arrivavano due persone, poi arrivava la terza, una si alzava, andava via, poi tornava, e poi si divagava, si perdeva, e poi alla fine a un certo punto è tardi, basta, finito, e si andava via. Certo, quelle riunioni erano poco produttive dal punto di vista dei problem solving, ma estremamente efficaci per quanto riguarda la qualità delle relazioni. Oggi siamo passati in maniera, abbiamo polarizzato completamente opposto, parliamo soltanto del problema tecnico contingente, e questo però ci fa perdere tutto il resto. Perché ora che io attivo il microfono faccio, poi magari devo chiudere la camera perché non ho la linea, insomma è questo. Secondo me dobbiamo imparare a relazionarci a distanza meglio, dedicando tempo alle persone e alle relazioni, e questo secondo me è quello che farà tantissima differenza nelle organizzazioni. Dobbiamo educarci ed educare. Il problema qual è? E chiudo su questo, che siamo nell'epoca dell'intuitivo, cioè noi prendiamo un telefonino che ha una complessità di calcolo enorme e non abbiamo bisogno il libretto di istruzioni per usarlo. Mentre chi ha la mia età si ricorda quando ci regalavano la calcolatrice scientifica, c'era un manuale lungo così. Ora, nell'epoca dell'interfaccia intuitiva sembra che non dobbiamo imparare a utilizzare gli strumenti perché sono facili da usare, cioè tutti possono usare uno Zoom, un WebEx, un Teams, un Meet. Tutti, perché sono quattro comandi intuitivi, schiacci le iconcine e ti colleghi. Ma invece c'è bisogno di imparare a come utilizzarlo per essere efficaci. E questo è tutto un altro film. Oggi l'azienda deve investire in questo aspetto, in relazioni, per mettere a sistema i cervelli che si hanno a disposizione, perché solo così si riesce a essere perfettamente più competitivi. Questo è un momento di grande difficoltà, di grande cambiamento, ma anche
di possibilità, perché essendosi rotto lo schema c'è la possibilità di generare cose nuove, efficaci e di fare tanto business. E con questo concludo, grazie e ridò la linea a Manuela. Ringraziamo naturalmente Gianpaolo Rossi, formatore esperto di comunicazione, per questo suo intervento. Ora qualche istante di pubblicità e poi torniamo per proseguire.